Siamo qua a Palazzo Scammacca presentando questa esposizione. Io sono Andrea Savini, fotografo spagnolo, no, sono fotografo italiano però abito in Spagna. E niente, siamo qua presentando questa esposizione, La bellezza mostruosa degli alberi. È un'esposizione che è stata creata lungo gli ultimi 5 anni e rappresenta, beh, sono tutte foto di alberi che penso non si siano mai viste fatte così. Io non posso dire che siano le uniche perché questo è difficile da sapere, però indagando io non ho trovato niente di simile. Qual è il trucco, il concetto? Beh, vedere la struttura degli alberi isolati dal terreno, isolati dal cielo, isolati da tutti gli elementi che lo circondano nella natura, per vederlo proprio chiaramente come è, i suoi rami, le foglie, i bozzi. E questa è l'idea delle foto che presentiamo qua, come si può vedere, e diciamo che si divide in due parti, no? La bellezza, come il titolo spiega, sono gli alberi, diciamo, più eleganti, più teneri, più romantici, e poi ci sono invece, chiedo scusa, questo che è più il mostro, no? Sono i mostri. Anche ad ogni modo nel mondo dei mostri ci sono i mostri belli e ci sono anche i mostri brutti. Allora, questo per esempio è un bonsai che ha più di 100 anni, che tenendo in conto un bonsai è un pezzo molto speciale. Tutti questi sono pezzi molto speciali, alcuni di tanti anni, altri giovani, però provengono dal Museo dei Bonsai a Madrid di Luis Vallejo, che è un collezionista di bonsai che ha il museo più importante di bonsai fuori del Giappone al mondo. È un museo veramente speciale. E poi c'è anche un vivaio molto, diciamo, molto specializzato che ha anche questi pezzi. Tutte e due me li hanno offerti gentilmente e sono rimasti sorpresi dal risultato, perché anche se abituati a vedere foto delle loro piante non avevamo mai visto qualcosa del genere. Questa sera li sono venuti dalla Spagna, per esempio dal vivaio, per assistere a questa inaugurazione così speciale che Pietro Scammacca ci offre qua nel suo palazzo. Allora, qui torniamo per esempio nella parte mostri, no? E qua vediamo veramente un'immagine che può rappresentare una cellula al microscopio. Può sembrare un mostro mitologico, un mostro del bosco, o anche un insetto strano, un invento, però sono alberi e li abbiamo attorno a noi, no? Solo che sono visti da un punto di vista nuovo, diverso. E in questo senso scopriamo veramente, la fantasia ci permette, vedendo queste foto, ci permette di volare. Possiamo cominciare da un ramo e cercare le sfumature, cercare per esempio i bocci, le testure diverse. E possiamo fare anche una cosa, uno di questi alberi ha un piccolo abitante che è un insetto, che quando io l'ho fotografato era tanto piccolo che non l'ho visto, però una volta che abbiamo fatto l'ingrandimento l'abbiamo scoperto. Perciò questo è anche il gioco, quando si viene all'esposizione, che uno può fare. Dov'è questo insetto? Dal punto di vista tecnico volevo fuggire dal fatto di usare in eccesso il Photoshop, il ritocco, nel senso che ormai siamo invasi, no? Da queste tecniche che sono utilissime, però trasformano totalmente la realtà. E in questo senso ho da dire che le piante sono veramente così, non c'è stato niente di invenzione, niente di ricambio, nessuna modificazione, sono proprio così. Diciamo che l'unica tecnica che ho usato, essendo ingrandimenti di altissima qualità, dal punto di vista della messa a fuoco richiedeva di fare diverse immagini che dopo venivano appilate a seconda la messa a fuoco che era stata fatta. In questo modo riusciamo ad avere una messa a fuoco dal primo piano fino in fondo. Senza usare questa tecnica sarebbe impossibile. Io qua abbiamo un esemplare molto speciale, ha circa 100 anni, adesso non vorrei sbagliare, appartiene al Museo dei Bonsai di Luis Vallejo in Spagna, che è uno dei musei più importanti al mondo fuori dal Giappone, e questo alberello apparteneva al presidente del governo spagnolo, il primo presidente socialista dopo la dittatura di Franco.
E questo presidente, Felipe González, per rilassarsi curava, aveva un giardino di bonsai e li curava, però come non era esperto si appoggiava nell'esperienza di questo Luis Vallejo, che è un signore espertissimo e che ha questo museo, no? Perciò qua abbiamo un pezzo tanto importante che arrivano i giapponesi proprio per vederlo, proprio viaggiano dal Giappone e vogliono vederlo. E uno di questi giapponesi che è venuto, che tra l'altro è esperto in bonsai, quando l'ha visto la prima volta ha detto: questo si chiama sumo, perché i sumo sono questi lottatori ciccioni, e vedendo questo albero così forte, così potente, gli ha messo questo nome. Come fotografo io faccio anche un lavoro più commerciale, che è ritratti a personalità, a personaggi. Però effettivamente anche questi sono ritratti, no? Come un'amica mia mi ha suggerito, sono i ritratti degli alberi, sono loro, no? E ogni foto rappresenta il carattere della pianta, no? Quelle più dolci come questa, con i fiori delicati, e poi ci sono quelle più mostruose, come ho detto prima, che invece fanno volare la fantasia.